Il motivo. Beh, se ci pensate, è proprio un motivo a far sì che le cose siano come sono. Beh, altrimenti, appunto, non ci sarebbe motivo affinché esse siano così. E allora un buon esercizio è quello di cercarne uno in ogni cosa. E se questo ragionamento lo applichiamo alla nautica, beh, ecco che escono le contraddizioni e i luoghi comuni la fanno da padrone. Una barca performante è scomoda, oppure una comoda deve essere subito additata come camper del mare. Chi l'ha detto, per esempio, che una barca concepita per lunghe navigazioni non possa essere bella, performante e soprattutto elegante? Nessuno, non ce n'è motivo. E infatti questo è lo Swan 58, la nuova Blue Water di Nautor Swan. Il pozzetto di manovra è ampio, quasi quanto il baglio massimo misurato dello scafo, e il lazzaretto non è da meno. Qui le dimensioni massime per il tender sono di 3 metri per 1,40. Molto interessante è questa sella in vetro resina che risulta proprio dare eccesso per il tender, ma qua sotto gli accessi a tutti i sistemi di timoneria sono davvero agevoli. Il pozzetto ospiti è organizzato in maniera diversa rispetto ad altri modelli Swan di queste dimensioni. Due tavolini centrali danno un saldo a piglia in navigazione e consentono un passaggio sicuro da poppa verso il tamburo. Una volta aperti possono accogliere comodamente fino a 12 commensali, abbassandoli invece diventano prendisole o tavolino aperitivo. Lo storage non manca e, come ormai è d'obbligo, a poppa delle panche due gavoni per le cime rimandate nella zona della timoneria. Eh sì, perché il nuovo Swan 58 è un modello generoso. È una barca grande, ma per come è organizzata può essere considerata l'ultimo step delle barche che realmente sono conducibili senza equipaggio. Certo, grazie anche al disegno di coperta, con winch e manovre tutte rinviate qua nella zona di timoneria, ma anche grazie a piccoli ma importantissimi dettagli, come per esempio l'alloggiamento della zattera al centro del pozzetto, accessibile in ogni situazione. Il disegno di coperta continua fino a prua, con le linee classiche e molto eleganti a cui German Frère ci ha abituato, predisponendo un recesso prua via l'albero per la cuscineria che può essere mantenuta anche in navigazione. Per il fiocco, la possibilità di avere la rotaia dell'autovirante o le longitudinali sullo spigolo della tuga non recessate. Il musone dell'ancora prua è integrato alla delfiniera di 1,60 m che si fonde totalmente con le linee dello scafo. Questa zona non la si considera molto perché è un'area di lavoro, una zona tecnica, ma oggi vi porto con me, scendiamo in calavele. Oltre che ad essere la zona giusta per adibire la cuccetta del marinaio, qua sotto troviamo una soluzione molto interessante. Beh, sappiamo tutti che i pesi a bordo sono importanti, ma soprattutto difficili da gestire. E Nautor con questo box è riuscita a spostare un pochino più a poppa il peso della catena dell'ancora, ma soprattutto tenerlo centrato su tutti e due i bordi. Sotto coperta la matita di misappoggi ha puntato alla ricerca di ambienti caldi, eleganti ma soprattutto vivibili. Beh, d'altronde il senso di questa barca è quello di poter permettere ad un armatore di vivere il mare a lungo senza rinunciare alla comodità, dovendo assicurare quindi l'ottimizzazione ideale degli spazi e delle soluzioni di design. Qui troviamo subito la cucina sulla murata di sinistra, una paratia che circonda il perimetro di lavoro, pensili che circondano invece chi si trova all'interno. Questi sono dettagli premonitori di un'accortezza particolare alla marinità del disegno. E in più è proprio bello. La zona del quadrato è caratterizzata da un lungo sofà sulla murata di dritta e una seduta a C su quella di sinistra, che circonda un grande tavolo a ribalta. L'accesso alla seduta è agevole grazie alle dimensioni ridotte del puntone dell'albero. A prua l'armatoriale è elegante e con volumi generosi e tanto spazio per lo storage. Qui il bagno a lei è dedicato con il box doccia separato delle stesse dimensioni di quelli usati sugli Swan 90. A poppa invece due cabine ospiti gemelle con bagni a loro dedicati. Le configurazioni interne sulla murata di dritta possono cambiare a seconda delle esigenze. Su questa unità troviamo una quarta cabina marinaio che però non sacrifica quelli che sono i volumi del bagno ospiti di dritta. Qual è il senso del Blue Water? Beh, deve essere una barca che ci permette di navigare per tanto tempo, settimane, mesi, e quindi gli spazi interni devono essere ampi, vivibili, non claustrofobici, e nello stesso momento anche contenitivi durante la navigazione. E in più devono essere sicuri,
usando TNT bene ovunque. La sicurezza è un'esigenza importante. Nautor l'ha tradotta anche usando soluzioni più analogiche rispetto che digitali. Qui a Centrobarca tutti i sistemi elettrici ed elettronici, il quadro elettrico, i suoi fusibili, la strumentazione di bordo e i suoi computer. Noi che andiamo per mare conosciamo molto bene il problema dell'ispezionabilità e dell'organizzazione dei vani tecnici, ma no, direi che qua questo problema non esiste. Questi sono sistemi quasi da maxi. Per avere ancora più autonomia, si può convertire un tank per l'acqua con uno per il gasolio, il che significa che a velocità moderata, intorno ai 7 nodi, il nuovo Swan 58, motorizzato già di serie con il Volvo Penta D3 150 cavalli a linea d'asse, potrebbe fare a motore senza rifornimento la traversata dell'Atlantico. Beh, ricordatevi però che è anche una barca vela. Devo dire che anche a me ha stupito questa barca, perché, diciamocelo, il luogo comune è quello che i Blue Water sono camperoni del mare, perlomeno barche non tanto performanti. E invece questa, già dalle linee, ci promette delle prestazioni davvero interessanti, ma soprattutto è bella, elegante, e molte volte abbiamo capito che le linee belle equivalgono anche a delle linee che fanno navigare bene uno scafo. Oggi siamo a Marina di Scarlino e il tempo è perfetto. Mare piatto e pressione costante intorno ai 15 nodi. Randa e fiocco al 110%. È il momento di testare questa imbarcazione nell'andatura di Bolina e quindi, risalendo il vento, vediamo quanto può arrivare a stringere il nuovo Swan 58. Siamo abbastanza appoggiati, intorno ai 45 gradi sull'angolo apparente. Adesso non ci resta altro che cazzare le vele e salire. Ma come la cazzo la randa? Il winch qua non c'è, certo, perché il captive winch e la randa la si cazza dalla plancia in modo comodissimo. Comincio a cazzare e a salire. 40 gradi sul vento apparente. E il suo set ideale in questa situazione è quello intorno ai 38 gradi sull'angolo apparente. Pensate che con questa andatura, con 14 nodi di vento reale, questa barca arriva a fare 8 nodi.9, quasi 9 nodi, e credetemi, fino a un attimo fa abbiamo toccato i 10 nodi, certo, di Bolina, e questa barca non è una barca da regata, è un Blue Water. L'organizzazione del piano di coperta rende questo scafo realmente utilizzabile in solitaria o al massimo in due. Oggi noi abbiamo Andrea e vi faremo vedere com'è facile virare su un 60 piedi da soli. Pronto? 3, 2, 1, viro! Timone a te! Virata completata e torno di nuovo al comando della barca. Oppa! Sotto spi la musica non cambia. Pensate che questo scafo pesa quasi 25 tonnellate e alla ruota la sensazione è quella di una barca leggera. Hai veramente una grande sensibilità. È meravigliosa. Adesso proviamo ad orzare un pochino e vedere a quanto riusciamo ad arrivare. 70 gradi all'apparente, pressione di 13 nodi.9, velocità massima 11 nodi.1. Come tradizione di Nautor, anche il nuovo Swan 58 è una barca davvero pensata per navigare. Comoda, sicura, certo, ma soprattutto marina ed elegante. Eh sì, perché alla fine sono queste le cose che a noi, a cui piace andare per mare, importano di più. Il motivo? Beh, perché navigare e poterlo fare bene è semplicemente la cosa più bella del mondo.